In questo senso chiamo in causa Mauro Antonelli, che è responsabile della segreteria tecnica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto riguarda la competenza che il MIT esprime sia sulle ciclovie, che è un altro dei grandi temi, quello delle ciclovie del turismo lento, e per tutti gli aspetti della mobilità dolce, no? Quindi Mauro, chiederei a te, intanto testimonierei, e mi fa molto piacere, il fatto che oltre ai 4 sottoscrittori del protocollo che citava il ministro Franceschini, quindi ovviamente il ministro, consigliere Agostini, difesa servizi, nella persona di Fausto Recchia, e Giorgio Palmucci, quel presidente di Enit, si costituisce un gruppo di lavoro che già ha a bordo Ministero delle Infrastrutture, Ambiente, Giustizia, Fondazione FES e tutti gli altri partner istituzionali. Quindi su questo ti ringrazio della presenza e ti passo la parola per quello che riguarda la competenza del tuo ministero. Ti ringrazio, grazie a tutti, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E mi sentite, spero che mi sentiate in maniera chiara. Parto da alcuni numeri, ma lungi da me essere autoreferenziale, solo per dare il senso che l'intervento del MIT intercetta benissimo e abbraccia quello che è le finalità e l'essenza del progetto Valore Paese Italia. 763 milioni, 361 milioni e altri 150 milioni. Sono 763, diciamo, il pacchetto di risorse che abbiamo destinato finora per le ciclovie, di cui 361 sono destinate proprio alle ciclovie turistiche. Tenete conto che circa 100, poco meno di 200 milioni risultano già impegnate per le ciclovie turistiche, altre 150 milioni li dovremo destinare a breve per ciclabili, reti ciclabili di ambito urbano. E tutto questo in un'ottica, non mi focalizzerei solo sulla ciclovia turistica interregionale, ma diciamo il senso di questa operazione, di tutte queste risorse che vogliamo calare a terra, è quello di rendere sostanzialmente saldare quello che può essere la ciclovia turistica in senso stretto con la ciclabilità urbana, in maniera tale che, diciamo, dai territori extraurbani possono diventare anche attrattivi alcuni centri culturali anche delle grandi città. Quindi una saldatura tra ciclabili urbani e ciclabili turistiche in senso stretto. E questa è una delle finalità che noi stiamo perseguendo e che stiamo implementando anche con Recovery Fund. Nella missione Transizione Verde e abbiamo sostanzialmente proposto una serie di interventi e caratterizzazioni sul trasporto pubblico locale e sostenibile, e fra queste ci sono ulteriori risorse che verranno proposte. Ovviamente ancora non abbiamo un esito di quello che sarà il PNRR che cala a terra, diciamo, il disegno sul Recovery Fund italiano per le risorse italiane, ma disegniamo ulteriori risorse. Noi abbiamo proposto più di 1 miliardo di euro, ovviamente entro il 2009, cioè ci sono delle condizionalità abbastanza stringenti, l'impegnabilità entro il 2023 e la capacità di rendicontare la spesa entro il 2026. Probabilmente non riusciamo a spendere entro il 2026 queste risorse che noi abbiamo proposto, ma sicuramente una buona parte, ed è quella che noi abbiamo messo nero su bianco nella proposta di recovery, per implementare ulteriormente quello che sono, diciamo, gli itinerari ciclo turistici nel nostro paese, che sostanzialmente partono da un disegno di legge che per noi è il faro, che abbraccia benissimo quello che è la finalità appunto del progetto Valore Paese Italia, e cioè quello di recuperare a fini ciclabili i vecchi tracciati e le infrastrutture storiche, rendere possibile una migliore integrazione della rete nazionale con le altre reti ciclabili, come di livello regionale, urbano, locale, e quindi intercettando anche cammini, sentieri, ipovie, ferrovie turistiche, come dicevamo, e utilizzare a fini ciclabili anche
sostanzialmente percorsi che sono stati declassificati o demotorizzati. Quindi secondo me sostanzialmente con una legge di qualche anno fa abbiamo avviato un percorso che secondo me è più che virtuoso e che forse, diciamo, come si dice, tutti i mali non vengono per nuocere in questo momento storico, che ha dato una maggiore sensibilità a quello che deve essere, diciamo, un nuovo modo di vivere dato dalla pandemia, e quindi voglio dire in prospettiva un modo di vivere più attento più sostenibile nei confronti dell'ambiente, più sostenibile più nelle relazioni, un modo di vivere un po' più lento e meno frenetico. Mi pare che sia il disegno di progetto Valori d'Italia, che il disegno che è sotteso nella legge del 2018 si coniuga bene con questi temi. Tenete conto che anche da ultimo, con il decreto legge 76, abbiamo finanziato per, mi pare, 2 milioni di euro anche un ulteriore intervento, che è una enciclovia, praticamente l'installazione, è una ciclovia interurbana, sostanzialmente un percorso ciclopedonale, ma non in senso fisico, nel senso che si individuano delle strade dalla Liguria fino alla Sicilia, attraversando 14 regioni, e si individuano quelle strade dove è più semplice, più facile poter passare e dare una sorta come la strada del vino, con della segnaletica verticale, indicare quello che può essere il percorso attraverso tutti gli Appennini, attraversando 14 regioni. È ovvio che tenere e mettere in fila 14 regioni per l'individuazione di un unico, diciamo, percorso considerato ciclabile e quindi sicuro, e quindi deve intercettare sostanzialmente strade comunali o provinciali, comunque con basso tasso di traffico, non è semplice, però questo dà il senso di quello che può essere effettivamente un nuovo modo di muoversi, sia per turismo, ma anche, secondo me, anche per mobilità personale e privato, legata esclusivamente per motivi di lavoro. E quindi io vorrei dire che adesso tante volte si pensa al Ministero delle Infrastrutture come qualcosa che si tende a cementificare, si tende a in contrasto o discrasio distonico a un modo di pensare più sostenibile. La pandemia ha fatto emergere chiaro e forte il concetto di resilienza, quindi sostanzialmente non è che soltanto costruendo nuovo o mettendo o consumando del suolo può ripartire l'Italia. Può ripartire l'Italia in una logica sostenibile, quindi rendendo resilienti quindi le infrastrutture che abbiamo, e soprattutto ipotizzando e realizzando infrastrutture che possono agevolare una mobilità sia per fini turistici che altra mobilità, però in maniera dolce, sostanzialmente in maniera sostenibile, in maniera ecocompatibile. Questo era quello che avevo intenzione. Mauro, grazie mille, grazie davvero. Insomma, ci fa piacere averti offerto in qualche modo la possibilità di questa testimonianza, di questa competenza anche alla tutela della sostenibilità da parte del Ministero delle Infrastrutture. E l'altro passaggio che mi piace sottolineare del tuo breve intervento, quello comunque all'attenzione alla rete infrastrutturale, no? Perché se parliamo di turismo sostenibile stiamo parlando di ciclovie, cammini e quant'altro, quindi è chiaro che sapere che ci sono anche delle risorse che si stanno destinando a quello, diciamo, aiuta decisamente il progetto. Parlando di sostenibilità, passo al direttore generale per il patrimonio naturalistico, a Carlo Zaghi, a cui chiederei due cose, perché in tema di sostenibilità ci siamo confrontati varie volte con lui su come Valori Paesi Italia vuole essere un progetto sostenibile a livello ambientale, e quindi in questo senso anche sposare
e far propri i requisiti minimi ambientali di sostenibilità che il tuo ministero Carlo ha individuato. E l'altra domanda che ti farei però è di un progetto che vi vede non di semplice competenza, ma diciamo come promotori, cioè quello di creare una nuova rete che è quella del sfruttare i siti naturali riconosciuti anche dall'UNESCO come patrimonio. Sono in Italia, sono 19, ne abbiamo anche il presidente Paola nelle testimonianze del Montepeglia come attrattori, quindi creare un circuito intorno a questi siti.